Bella risposta di Valdinevole Montecatini e Ponte Buggianese, che avevano perso l'esordio in campionato ma hanno trovato la forza di reagire immediatamente, incamerando 3 punti fondamentali soprattutto a livello psicologico. Lo sforzo maggiore è stato quello della formazione termale, che nella prima giornata aveva accusato un passivo pesante 4-0 a Vorno, che aveva già minato alcune certezze. E invece Falivena e compagni hanno trovato subito la forza per reagire, superando sia pur di misura il San Marco Avenza. E anche se la vittoria di misura io credo sia meritata e sia importante per il morale, perché avendo la squadra più giovane del campionato in assoluto, abbiamo sfidato con Davide delle medie, siamo la squadra più giovane del campionato, il rischio poteva essere quello che magari una battuta d'arresto a livello psicologico condizionasse un po' la squadra. Non abbiamo fatto niente, è una semplice vittoria, non ha fatto niente. Epilogo simile ma premesse diverse per il Ponte Buggianese, che invece è arrivato alla trasferta di San Miniato con una sconfitta rimediata contro il quotato Grosseto 3-2 per i maremmani, in un match ben giocato che per quello che si è visto sul campo poteva anche regalare un risultato utile al gruppo allenato da Scintu. Pontigiani che tuttavia si sono rifatti con gli interessi espugnando il campo sanminiatese. Ponte e Montecatini quindi arriveranno al derby in programma domenica prossima allo stadio Pertini col morale alto. In questo scorcio di stagione le due squadre si sono già incontrate in Coppa Toscana, due sfide che hanno fatto registrare il successo dei biancocelesti all'andata per 3-2 e il pareggio per 0-0 al ritorno. Due risultati che hanno permesso ai ragazzi di mister Marzelli di passare il turno.